Ok, perfetto. Devo solo atterrare. Devo solo. Ok, salve, buongiorno. Ok, fantastico. Devo dire che il mio primo giorno di corso di guida di elicotteri è andato molto, molto, molto. Ma che cavolo è quella roba? Ma, ragazzi, vi giuro che prima non c'era. Ma che cacchi. Ma. Scusate, fatemi prendere il cecchino. Cos'è? Arriva fino alla. Penso che abbiamo trovato che cosa fare oggi. Quindi mi sa che l'elicottero parcheggiato qua così, purtroppo, mi sa che devo riprenderlo. Scusami, caro, ti ho torturato forse un po' troppo, ma non ti preoccupare. Dobbiamo solo andare a controllare questa bellissima giornata e Los Santos che cosa diventerà. In realtà non ho visto che... Ah, in realtà c'aveva il carrello. Vabbè, poco male. Allora, andiamo intanto sulla Maze Bank e vediamo che cosa cavolo è successo sul tetto di quella diamine di cosa. Perché io non è possibile però che non gioco a GTA per 2 giorni e mi appaiono le cose nella mappa. Io non ho veramente parole. Comunque questo elicottero è molto carino. Molto macchecchia. Vabbè, io non ho parole. Ce n'è pure un'altra anche dall'altra parte. Ma ragazzi, quella sarà per un prossimo video. Ok, lì c'è già un elicottero. Quindi, scusami, ti devo spostare un attimo. Sì, This is Sparta! Ti devi spostare che devo a te. Bravissimo! Ok, perfetto. Atterraggio, perfetto. Allora, signor editore, è pronto anche lei che oggi ci divertiremo a salire questa scala verso il par... No, 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 non è una scala quella, no, ok, perfetto, mamma mia, si stava già uccidendo malissimo. Questa scala verso il paradiso per vedere che cosa ci sarà fino alla fine. Fino alla fine, forza Giove. Oh! Non poteva mettermi, non so, una scala mobile, un qualcosa di più divertente, qualcosa di più veloce, non chiedo tanto, ti prego! No, no! It was at this moment that he knew. No, 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 no. Ecco, lo sapevo io. Vabbè, meno male che ho il paracadute. Vediamo se riesco a ritornare lì sopra. Diamine! Allora, dicevamo, non devo saltare. Non devo saltare perché evidentemente non funziona bene questa cosa. In realtà, forse sono magari anche io un pochino stupido. Però, in questo momento, mentre sto salendo queste diamine di scale, voi dovete prendere il pulsante dei like. Fare come... Devo trovare qualcosa. Devo trovare qualcosa da distruggere. Prendo questa bottiglia. Così dovete fare su, perché sennò non arriviamo alla fine della scala. Io ve lo dico, vi dovete anche iscrivere al canale e mi dovete regalare un pezzettino di pizza con l'ananas. So che voi piace tanto. E vabbè, però di nuovo no. Oh, cosa stai facendo? Vai via, non provare ad atterrare di fianco al mio elicottero. Ah, che cavolo, ecco. Che sia chiaro, non parcheggiate mai di fianco al mio elicottero, mi raccomando. Perché sennò quella è la fine che andrete a fare. Sì, comunque questa scala dovrebbe portare al paradiso. Io sono una persona altamente buona. Come potete vedere sono anche clemente con la gente che mi dà fastidio nelle cose. Allora, dovremmo essere... Sì, siamo vicini. Siamo vicini alla prima parte, ragazzi. Voglio subito vedere cosa diavolo c'è. Corri, buddy. Corri per queste scalettine. Few moments later. Oddio. Va bene, ok. Fantastico. Allora, in teoria siamo al primo piano del paradiso. Non so se in realtà il paradiso ha piani o no. Secondo voi ha dei piani? Ok, siamo alla fine. Let's go. Cosa troveremo qui, ragazzi? Allora, c'è un elicotterino e ci sono delle scale. Penso che ci stia mettendo davanti a una scelta. E lì c'è un aeroplano. Comunque, penso che ci stia mettendo davanti ad una scelta. Quindi, da bravi ragazzi che devono andare in paradiso, dobbiamo scegliere la via più facile o la via difficile, che però ci darà tantissime soddisfazioni quando arriviamo in alto. Beh, io direi che scelgo la via più facile, comunque, perché noi siamo bravi, ma fino a un certo punto, ok? Allora, vediamo di decollare e arrivare almeno al secondo. Ma che cavolo? Oh! Ok, ok. Non so se questa sia la via più facile, ma sicuramente mi sa che questa è una punizione divina. Questo cavolo di elicottero non si riesce a guidare. Oh! Allora, signor elicottero, che cavolo, eh? Stiamo cercando di salire in alto. Per favore, abbia pietà di me, perché io sono un bravo samaritan, sono una brava persona e somebody protegge tutti. Quindi... Per favore, abbia pietà di me, mi faccia arrivare al secondo piano, voglio vedere cosa c'è. Allora, il secondo piano non c'è un bel niente, quindi bene, bene così, ragazzi. Allora, abbiamo forse fatto la scelta più giusta, la scelta di arrivare in paradiso con la via preferenziale, che in realtà non so se possa funzionare molto bene, anche perché sento che questo elicotterino sta cominciando a soffrire. Sì, sento proprio il motore che dice... Fa proprio...
Terzo piano, quarto piano e ci siamo. Ma che facile così, ragazzi, salire nella scala del paradiso. Così finalmente possiamo vedere cosa diamine c'è lì sopra e capire, non so se, insomma, ci sia qualcosa sopra lì nella scala del paradiso. Ma spero che ci siano un botto di soldi. Se posso esprimere un desiderio, ecco, quello non mi dispiacerebbe. E stiamo ancora salendo. Ma che bello, ma che bel castello. Marcondirondirondello, cioè... Ok, intanto questa roba qui è veramente inguidabile, ragazzi. Sta facendo quello che vuole. Sta veramente facendo quello che vuole. Io non ho parole. Non so se sono le correnti, se è il vento, se è Giovanni, se è Carmelo, se è Genoveffo. Però siamo quasi arrivati alla fine, ragazzi. Ma che benessere. Oh, oh, no, 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 no. Meno male che avevo il paracadute. Diamine a me. E ora dobbiamo beccare la scala, però. Come cavolo facciamo a beccare la scala? Ragazzi, devo beccare la scala. Ragazzi, penso che questa sia un'altra punizione per aver scelto quella strada più facile. Devo beccare la scala. Mamma mia, ce l'ho fatta. Vabbè, ok. Pensavo di cadere tipo in fondo giù negli inferi. Guardate quanto cavolo siamo in alto. Mi stanno venendo le vertigini, Dio mio. Ah, no, aspetta, no, Dio mio no, perché stiamo andando in paradiso. Poi lui mi dice, mi hai chiamato? E io dico, vabbè, cioè nel senso, scusi, zio, cioè, per favore, mi lasci stare. Comunque, ce la stiamo facendo, ragazzi. Ci siamo salvati, non so come. Penso che io dovrei far rivederla il replay in questo momento con una musica molto eroica. Siamo arrivati alla fine della scala per il paradiso. Non so se per il paradiso o per lo spazio in realtà, perché comunque io vorrei provare anche quell'altra di scala, quella là in fondo. Vediamo se si vede qualcosa, se si intravede qualcosa lì. Là vedo delle robe. Potrebbero essere soldi quelli, sapete? Mi sa che la prossima volta andiamo proprio a provare quella di scala. Sì, 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 sì. Già salire delle scale è difficile. Figuratevi salire una scala gigante infinita verso il paradiso per... non lo so in realtà. Spero di trovare una bella fetta di pizza con l'ananas, che piace tanto anche all'editor, raga, che è proprio, guardate, c'ha proprio una cosa che c'ha proprio voglia di prenderla. È successo di nuovo. One eternity later. Ok, ci siamo, ragazzi. Siamo arrivati alla fine. Ce l'abbiamo fatta. Chissà quante ricchezze ci aspetteranno lì sopra. Chissà quante fette di pizza con l'ananas in questo tunnel gigante per il paradiso. Sì! Non vedo l'ora, diamine, ragazzi. Voglio proprio salire l'ultimo gradino e capire che cosa diamine ho vinto. Sono troppo contento. Ve lo giuro, sono contentissimo. Voglio saltare, voglio salire, voglio volare. Scusate, tutto questo casino per questo? Non so se essere felice o arrabbiato con te. Probabilmente ero arrabbiato con lui. Gli altri vedete che mi fanno un applauso, perché forse era una persona cattiva. Era decisamente una persona cattiva e questa era una sfida. Io, vabbè, abbiamo vinto comunque una Lamborghini. Nel senso, non ci lamentiamo. Oh, cavolo, oh, cacchio. No, amico, scusa, non volevo. Ok, siamo pronti, signori. Vediamo se questa macchina mi porterà dal signore. Cioè, l'avete capito? Signori, allora. Signorina Zentorno, io e lei dobbiamo fare questo. Uno, due. Io non voglio guardare, ragazzi, non voglio guardare. Tre. Ma che cia... ok. Questa cosa ci potrebbe costare... Cioè, stiamo volando? Stiamo volando? Siamo degli aeroplani, non siamo più delle macchine. Non male. Direi che siamo arrivati nel paradiso, però siamo anche ritornati giù, perché evidentemente facciamo schifo a... Cioè, qualcuno ci odia. Però abbiamo beccato una macchina abbastanza veloce e divertente da utilizzare in giro per la città di Losa. Oh mio Dio. Oh cavolo, ho perso le gomme, ma ce le ho. Vabbè, signor aeroplano, devo passare. Vabbè, Io non lo so che macchina angelica mi sia capitata, ma noi ci vediamo in un prossimo video.